Crepa. 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 Lo vedi questo bastone? Lo vedi questo bastone? Te lo infizzo in culo. Non mi guardare. Sto morendo. Scusate per il piccolo sclero, ma ero impreparato. Allora, oggi, ragazzi, faremo una cosa un po' speciale. Faremo l'unboxing di questo gioco, Presso Leyton e il richiamo dello spettro. Un gioco abbastanza vecchio, che però, cioè, è carino perché è bellino. È l'unico gioco del Presso Leyton cioè, che non ho mai giocato, perché non abbiamo mai giocato, perché diciamo non avevo mai tempo. Quindi l'ho preso e voglio fare questo unboxing, che poi già ce l'ho fanato e poi, cioè, vabbè, però comunque non l'ho ancora, non c'è ancora giocato, non ho nemmeno visto che cosa c'è dentro. Però prima di questo facciamo un breve riassunto. Allora, Presso Leyton è una saga sviluppata dalla Level 5, distribuita. Il primo capitolo, diciamo, Presso Leyton e il paese dei misteri, è stato distribuito in America e in Italia il 7 novembre 2008. Questo gioco è un gioco di avventura, di PEGI 7, come potete vedere, PEGI 7, 7. E questo gioco consiste praticamente di risolvere gli enigmi veramente incriccanti che ti fanno bestemmiare in aramaico proprio, cioè in arabo, perché se Mario ti fa bestemmiare in aramaico, in arabo, questo gioco è ancora peggio, perché gli enigmi sono veramente, alcuni sono stronzi e quando vedi la soluzione, alcuni invece sono veramente difficili. Presso Leyton poi, diciamo, il primo capitolo è stato distribuito in Italia senza il doppiaggio, quindi con sottotitoli, però con la voce in giapponese. Titolo di grande successo, il protagonista sono il Presto Leyton, che è un archeologo inglese, e il suo fidato allievo Luke. Secondo capitolo uscì il 25 ottobre 2009, il Presto Leyton e lo scrigno di Pandora, che consiste praticamente, il secondo capitolo sempre sviluppato dalla Level 5, dopo questo grande successo del primo capitolo, la Level 5 ha deciso di, diciamo, modificare e cambiare alcune cose nel gioco, soprattutto anche per quanto riguarda la grafica, le movenze. Poi il gioco è stato distribuito in Italia con il doppiaggio in italiano, quindi anche questa grande novità, ovviamente con i sottotitoli. Lo scrigno di Pandora praticamente è un racconto, sempre ovviamente dovrebbe essere di vita reale, cioè, però cioè, ci sono alcune cose che sono un po' strane. In pratica, in questo secondo capitolo, il professore deve ritrovare questo scrigno di Elisi, che secondo la leggenda uccida chiunque cerchi di aprirlo. E lui svelerà questo mistero attorno a questo scrigno, diciamo, con un viaggio in treno che è bellissimo. E poi, ovviamente, i paesaggi sempre misteriosi in cui sono sempre stati ambientati questa saga, diciamo. Il terzo capitolo uscì il 22 ottobre 2010, il mio preferito, Il futuro perduto, e che praticamente è un viaggio nel tempo. Ora, per chi non c'è ancora giocato, non voglio svelare, però comunque è un viaggio, dovrebbe essere un viaggio nel tempo, dove Luke presso Leyton e il Luke del futuro devono praticamente fronteggiare il presso Leyton da vecchio, quindi 10 anni nel futuro sono praticamente, dove il professor Lito appunto è un cattivo, ma non è, cioè, non è così. Quindi no, io ci ho giocato, però per quelli che non ci hanno ancora giocato, magari mandassero avanti questa parte del video, perché non voglio diciamo fare spoiler. Comunque, questo fatto di viaggiare nel tempo è una cazzata, non è vero. E poi esce questo, il quarto. Questo è un prequel dove fa vedere la, diciamo, il primo incontro tra Luke e il professor Leyton, uscito il 25 novembre 2011. Adesso andiamo a spacchettarlo, cioè andiamo a vedere cosa contiene all'interno. Ok, allora spacchettiamolo, vediamo che c'è scritto dietro. Allora, risolvi il caso che ha fatto incontrare Luke e Leyton e Luke.
Nella nebbiosa città di Mistalli, professore e sulle tracce di uno spettro leggendario. Ben presto scoprirà che esiste un legame tra esso e un bambino di nome Luke, il cui aiuto si rivelerà determinante per fare luce su un inquietante mistero. Sì, sono nabbo. 170 enigmi. Bellissimo. Ovviamente per il Nintendo DS, perché poi il capitolo successivo, cioè quello del la maschera mia, cosa ha fatto per il 3DS. Qua c'è la scheda, lo chiamo dello spettro. Poi qui abbiamo i punti per il Club Nintendo, la guida per presso Layton, che ci spiega un po' queste cose. Abbiamo la storia, ci spiega com'è la storia. Ecco qua, questo è veramente importante. Akira Tango, che è colui che praticamente crea gli enigmi. Quindi è lui che fa questi enigmi, tutti gli enigmi del professor Layton. Mettiamo un bel mi piace per questa persona, perché ci ha fatto veramente incriccare il cervello. Oh, non mi piace, come volete voi, se dico. Vi stanno antipatici questi enigmi. Per me sono bellissimi. Condurre l'indagine, elementi nascosti, picarati, vabbè, le cose che sanno tutti, le monete aiuto, gli extra, vabbè, gli enigmi di Layton, i rompicapi di Layton, il Nintendo Wi-Fi Connection. E qua, ecco, quei consigli per la scrittura, ovviamente, perché la Nintendo non c'è problemi. Io personalmente, cioè, una D me la trasforma in E, un 4 me la trasforma in una C, cioè è una cosa impossibile. E poi abbiamo il Wi-Fi, Nintendo Wi-Fi Connection, che è un fogliettino che ci spiega come Nintendo Wi-Fi, manuale di istruzioni per i Wi-Fi. Poi qui abbiamo, oddio, aiuto, questo, che sono i PEGI. Sì, i PEGI e le varie, cioè, i vari tipi di giochi, descrizione e contenuto, diciamo, tra violenza, sangue, parolacce, queste cose qua. Oddio, parolacce, queste cose qua. Ok, vabbè, lo facciamo dopo. E poi qui abbiamo i consigli. Se si arriva, i consigli dei giochi, diciamo, quelli che è da prendere. Credo che sia questo. Sì, sono questi, sono questi. Abbiamo il Presto Layton. Il chiamo dello spettro, ovviamente. Lo scrigno di Pandora. Non so, non lo leggete sicuramente. Oddio, come cazzo si chiama? Il paese dei misteri. Il futuro perduto. Inazuma Eleven. Dragon Quest. Super Mario e Luigi. Pokémon nero e bianco. New Super Mario Bros. Mario Kart. Vabbè, questi sono. E poi ci sono i giochi dei 3D, che sono Super Mario 3D, ed è bellissimo questo. Nintendogs Cats, Legend of Zelda, Super Pokémon Rumble e basta. Ok, allora il video finisce qui. Ah, beh, non dico la parola.